a tutti, parliamo di nuovo del narcisista, ma non di quello vanesio ed egocentrico, che è essenzialmente facile da riconoscere, ma del subdolo sottone, il narcisista covert. Come facciamo a riconoscere questa persona così un pochino labile e sicuramente nascosta? Bene, il narcisista covert a questo costante vittimismo per cui sembra un poverino, sempre perseguitato dalla sfortuna. Lui ha avuto le donne peggiori del mondo, lui è sempre stato trattato male al lavoro. Lei, perché chiaramente può essere anche al femminile, ha avuto delle amiche tremende che l'hanno sempre detto bugie. Ecco, domandiamoci questo. Il sempre e il mai, com'è possibile che una persona sia sempre vittima di tradimento, sia sempre quella maltrattata, sia sempre quella a cui succedono le cose brutte? Ecco, questo è un segnale a cui fare attenzione, appunto la costante. Se invece qualcuno ci racconta che ogni tanto è stato sfortunato e ogni tanto fortunato, ecco bene, questo è un ottimo segnale ovviamente di equilibrio. Quindi il narcisista covert, il poverino, utilizza questa tecnica per avere essenzialmente attenzione, riconoscimento e apprezzamento e per stimolare in noi quella reazione per cui diciamo: no, guarda, a te è successa questa cosa bruttissima, però io sono diverso, io sono diversa e non te la farò risuccedere. E in questo modo crea un legame forte a doppia mandata nei confronti della persona che ha di fronte, che si sentirà obbligata a esserci dove il narcisista covert ti racconta che gli altri non ci sono mai stati. E chissà perché a noi sembra di iniziare a portare un pesantissimo zainetto di pietre. Ecco, già questa sensazione di zainetto di pietre è quella che ci dovrebbe far capire che qualcosa non funziona. La svalutazione velata. Il narcisista covert usa la svalutazione in modo sottile, fa dei commenti passivo aggressivi del tipo: no, ma sai, no, ma io sono felice che tu stasera esca con i tuoi amici, o addirittura ancora più pesanti: oh, ma sì, che bello che tu passi la serata con tua figlia. E intanto sentiamo che c'è quel tono, io dico, un po' tignato, un pochino così da cartavetro. E noi non capiamo cosa sta succedendo perché ovviamente le parole dicono una cosa, il tono e l'atteggiamento ne dicono un'altra. E quindi pensiamo quasi di avere un pochino noi frainteso perché alla fine ci ha detto vai e divertiti, ma non è il vai e divertiti, è ma sì, vai, ma sì, divertiti. Ah, ma no, ma io sono contento per te. Ecco, impariamo a focalizzare questo tipo di tono perché è quello più che le parole in sé che ci darà la cifra di trovarci di fronte al narcisista covert, che è per sua stessa definizione un narcisista le cui azioni sono sempre coperte, sono sempre velate, non dirà mai quello che realmente pensa, quindi è effettivamente molto più difficile un pochino, diciamo, stanarlo. Tutto questo perché ha un bisogno di attenzione e di ammirazione dovuto, lo sappiamo, alla ferita narcisistica inferta o dal papà o dalla mamma, comunque in ambito genitoriale di figure di riferimento. Però accidenti, va bene tutto, ma perché dobbiamo farcene carico noi? Soprattutto perché solitamente il narcisista non ha questa gran voglia di guardarsi dentro e di evolvere. Per cui, con il bene di sto mondo, se ci rendiamo conto di avere davanti una persona che richiede continuamente la nostra ammirazione, il nostro supporto, ma poi in realtà non fa niente per migliorare, per uscire da questa situazione di stallo,
iniziamo a pensare che ci stiamo infilando appunto in un meccanismo e non in una relazione. Il narcisista covert, come il narcisista in generale, ma appunto qui in modo più sottile, cerca sempre di instaurare questo tipo di relazione tossica, puntando moltissimo sul nostro senso di colpa, sul nostro senso di inadeguatezza, perché lui ha bisogno e noi non siamo mai abbastanza. Io mi sono sentita dire frasi del tipo: tu ci sei per tutti, ma non per me, a fronte magari di essermi fermata a fare due parole con il vicino o la vicina per, ma mi credete, 3 minuti di orologio, a fronte di magari un intero weekend con l'altra persona. Quindi questa sproporzione anche fra quello che noi veramente poi facciamo, il nostro essere presenti pur in armonia con la nostra vita, i nostri impegni, e quello che ci dà come feedback il narcisista, quindi il tu non ci sei mai per me. Ecco, vi ricordate il punto 1, il tutto, il niente? Anche in questo caso il narcisista cover tende a tu non ci sei mai, non come farebbe una persona sana e armonica, che alle volte può avere un attimino il dispiacere che noi non siamo stati così presenti. Ma cosa ci dice la persona sana e armonica? Tu ieri non sei stato presente quando io ti ho chiesto di andare assieme, che ne so, in macelleria. Ok, allora l'episodio geolocalizzato, tempo localizzato. Allora, questo è un discorso che fa una persona sana, cioè tu mi hai ferito in quel dato momento, ma tu non sei una persona che non mi vuole bene. Mentre il narcisista tende proprio a fare, come se c'è tutta l'erba un fascio, tutto un cumulo, perché in realtà non sei tu quello che non va bene o che non va bene, è se stesso o se stessa. E quindi nel non riuscire a dire a se stesso o se stessa io non vado bene e da qui cominciare a fare un percorso, riversa il fiume addosso a te tutto quello che ha di risolto poi dentro se stessa o se stesso. E a fronte anche di un tu non vai bene, che cosa fa? Ti controlla. Perché? Perché ha appunto bisogno di sentirti in suo possesso. E quindi tu magari vai, esci, fai e disfi, ti arriva la telefonata: ah, ciao amore, volevo sapere come stai. Noi in primo momento fraintendiamo questo atteggiamento, diciamo: va un po', che carino, che carina, cioè vuole sapere come sto, dove sono, ma che cosa bella. Ecco. No, non è una cosa bella, è un controllo. È un controllo, se notate, a maggior ragione quando voi, totalmente nell'onestà, vi state prendendo del tempo per voi stessi, per voi stesse. Uscite con le amiche, ecco, un uomo intelligente, sano e tranquillo ti dice: dai, vai, divertiti, che so, sono chiacchiere fra donne. Oppure un uomo va a giocare a calcetto e tu dici: ma viva il Dio, cioè si piglia una sera per conto suo, fa una cosa che gli piace, vai e divertiti. Oltretutto, i narcisisti cover lo fanno con persone totalmente serene, tranquille e non traditrici. Quindi non è un comportamento di una persona che è un attimino sul chi va là perché noi gli abbiamo dato dei segnali. La questione è proprio questa: noi di segnali non gli abbiamo dato mezzo, siamo sereni, siamo tranquilli, facciamo le nostre cose, gli diciamo quando le facciamo, e di là viene fuori questa cosa che diventa realmente ossessiva, perché dal ti faccio una telefonata, la telefonata inizia a diventare di un'ora, di 2 ore, di 3 ore, il carico aumenta sempre di più. Quindi invece che crescere una fiducia di coppia tale per cui se anche non ti sento per una giornata, una serata, piuttosto che quelli che sono in equilibri, va bene, no. Quindi diventa tutto estremamente iperbolico, cacofonico e ossessivo. Quindi ricordiamoci, quando una persona sembra avere delle gentilezze nei nostri confronti, so che è brutto da dire, ma facciamo la tara su queste gentilezze, perché
In realtà potrebbero invece essere dei segnali forti di questa sorta di narcisista coperto sotto traccia che sembra tanto dolce, tanto buono, tanto attento e focalizzato su di noi, tanto sfortunato, povera stellina, e invece non lo è. Ricordiamoci che l'uomo che ci ama condivide le nostre gioie. Io una volta ho avuto un segnale molto forte e un bassotto mi fa macchiare tutti i bassotti come se fossi un po' una pazza furiosa, se è un club, quelle delle mamme dei bassotti. Quindi, ah, oh, signore, che bello, ma è un arlecchino piuttosto che è un canin, piuttosto che altro. La persona che ti vuol bene è vicino a te. E questo può essere un uomo o un'amica, perché ricordatevi che il narcisismo è anche nelle amicizie. Sorride con te, magari allunga la mano anche per accarezzare sto cane. Chi invece si tira da parte con aria quasi scocciata e quasi aspettasse che tu abbia finito di fare scene, ecco, quella non è una persona che ti vuol bene, è una persona scocciata. Perché tu stai deviando l'attenzione verso qualcos'altro. Quindi ricordiamo questi segnali. Io vi ho messo qui una piccola esperienza mia, la questione del cane, ma ce n'è 5.000 altre. Se volete condividere la vostra esperienza, è interessante per tutti. E comunque, sempre grazie di seguire il canale, per chi si è iscritto, di iscriversi, e per chi non si è iscritto, bene, potrebbe essere il momento buono per entrare a fare parte del nostro gruppetto. Grazie ancora, un abbraccio a tutti.